Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il parafarmaco ODM5, FB Vision SPA. Ultimo aggiornamento. 16 giugno 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. Avvertenze. Componenti e ingredienti. A cosa serve? ODM5 è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto VDY210309. È commercializzato in Italia dall'azienda FB Vision SPA. Informazioni commerciali. Titolare: FB Vision SPA. Concessionario: FB Vision SPA. Categoria di appartenenza: dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto VDY210309. Forma farmaceutica: gocce. Confezioni: ODM5 soluzione oftalmica iperosmolare senza conservanti 10 ml. Indicazioni: ODM5 marchio registrato è raccomandato per ridurre gli edemi corneali di tipo post-operatorio e post-traumatico, nonché quelli dovuti a distrofia corneale. Si ha edema corneale quando la cornea presenta un abnorme accumulo di fluidi. La soluzione ipersalina ODM5 marchio registrato sfrutta l'effetto osmotico per attirare i fluidi in eccesso fuori dalla cornea, affinché quest'ultima possa ritrovare temporaneamente uno stato di idratazione ottimale. ODM5 marchio registrato contribuisce così al miglioramento della qualità visiva. Modalità d'uso. Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere all'instillazione. Instillare da 1 a 2 gocce 4 volte al giorno, a seconda delle prescrizioni mediche. Instillare le gocce nel sacco congiuntivale inferiore dell'occhio, guardando verso l'alto e tirando leggermente verso il basso la palpebra inferiore. Dopo l'instillazione, tenere l'occhio chiuso per 1-2 minuti. Evitare il contatto della punta del flacone con l'occhio e le palpebre. Non è necessario risciacquare dopo l'uso. Via oculare. Al momento del primo utilizzo, verificare la presenza dell'anello di inviolabilità, poi rimuoverlo. Togliere il cappuccio protettivo tirando verso l'alto. Instillare da 1 a 2 gocce nell'occhio. Riposizionare il cappuccio protettivo dopo ogni uso, accertandosi che non rimangano gocce residue sulla punta, farle eventualmente cadere con un movimento deciso del polso. Avvertenze. Non ingerire. Non utilizzare il flacone qualora sia danneggiato, rischio di contaminazione. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sul flacone. Utilizzare il prodotto entro 3 mesi dall'apertura, rischio di contaminazione e di perdita di efficacia del prodotto. Conservare a temperatura ambiente, tra più 2 e 25 gradi. Richiudere accuratamente il flacone dopo ogni uso, accertandosi che non rimangano gocce residue sulla punta, rischio di contaminazione. Evitare il contatto della punta del flacone con le mani, gli occhi e le palpebre, rischio di contaminazione microbica. Evitare di toccare o di asciugare la punta con le dita o con un tessuto non sterile, rischio di contaminazione microbica. Qualora il medico abbia prescritto un altro collirio, rispettare un intervallo di almeno 15 minuti tra un'instillazione e l'altra. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Ipersensibilità a uno dei componenti. ODM5 marchio registrato non è compatibile con le lenti a contatto. In alcuni casi, durante l'instillazione, possono apparire disturbi passeggeri quali una lieve sensazione di bruciore o pizzicore, nonché una visione momentaneamente offuscata. Qualora gli effetti indesiderati persistano o in caso di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo, interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare un medico. Componenti e ingredienti: cloruro di sodio 5%, ialuronato di sodio 0,15%. Altri ingredienti: acqua purificata, citrato di sodio diidrato, acido citrico monoidrato, idrossipropilmetilcellulosa. ODM5 marchio registrato contiene inoltre ialuronato di sodio, componente naturalmente presente nell'occhio, che contribuisce a proteggere la cornea grazie alle sue proprietà lubrificanti. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.